Consiglio Comunale della città di Piazza Armerina ha conferito questo pomeriggio a Sua Eccellenza il Vescovo Michele Penisi della Diocesi di Piazza Armerina la cittadinanza onoraria. Sua Eccellenza, adesso è cittadino di Piazza Armerina. Sì, sono cittadino di Piazza Armerina, mi sento onorato di questo incarico, questa cittadinanza onoraria. Ritengo di continuare a collaborare, come sempre ho fatto, con le autorità civili, con tutte le istituzioni, per il bene comune e uno sviluppo ordinato, sia morale come civile, come religioso ed economico di questa città. Come diceva poco fa il Presidente, è con un pizzico di emozione che oggi prendo la parola, pur essendo da diversi anni qua in Consiglio Comunale. Il nostro vescovo possa diventare cittadino onorario di Piazza Armerina. Per i motivi che il collega ci ha spiegato e quelli contenuti nel testo della delibera. Quello che mi ha colpito di più nell'attività pastorale di Sua Eccellenza, il Vescovo, è questa propensione a stimolare e fare crescere la gioventù. Ripeto che in questi 10 anni Sua Eccellenza abbia fatto per la città di Piazza Armerina tantissimo, e l'ha fatto con una singolare temporalità che qualcuno l'ha detto anche con chi aiutare poco fa, cioè in assoluto silenzio. In una comunità sociale che a mio parere è molto debole e quindi la presenza attiva fra i cittadini e chi rappresenta il clero è stata e continuerà a essere un'azione di forza e di confronto e di conforto fra i cittadini. Quello che abbiamo chiesto allora fu quello che i consiglieri comunali potessero andare insieme a Sua Eccellenza il Vescovo Cirigione, andare a trovare Papa Voltiva. Eccellenza, signor Professore, signor Governatore, ospiti tutti di questa sala del Senato e oggi del Consiglio Comunale. La scelta di questa città di conferire a lei, signor Ministro, la cittadinanza onoraria non è un fatto formale, è un atto dovuto. È il segno di un affetto che si è costruito in questi 10 anni. 10 anni che sono coincisi con un periodo difficile, forse il più difficile della nostra giovane Repubblica. E in questi 10 anni abbiamo imparato tanto da lei, caro Vescovo, e abbiamo apprezzato in particolare alcuni aspetti. Non ripeterò le cose che sono formalmente scritte nella delibera che tra poco leggerà il Presidente del Consiglio, ma ci sono delle cose che ritengo utile e doveroso sottolineare. La sua attività instancabile per costruire insieme alle autorità locali, insieme alla comunità, un percorso di sviluppo durevole per la nostra gente, per Piazza e per tutto il territorio della diocesi. La sua attività costante per fare fronte a questa durissima crisi che ha ampliato enormemente le fasce di popolazioni bisognose di aiuto da parte dello Stato, da parte della Chiesa o degli enti che si occupano di solidarietà sociale. È un'attività costante di collaborazione tra tutti gli enti. L'attività costante per costruire una comunità aperta, accogliente, capace di integrare donne e uomini, come ci sta capitando, per fortuna, aggiungo, in questo frangente, donne e uomini provenienti da altre terre, portatori di altre culture, credenti in altre religioni. E questo senza rinunziare al suo mandato, ma anzi rafforzando l'attività di promozione della fede cristiana e del pensiero cattolico. E ancora il lavoro costante di promozione dei valori che sono nella nostra Carta Costituzionale, che coincidono con i valori fondanti della nostra Repubblica. E infine l'attività contro la criminalità organizzata. Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana, si propone per conferire per le motivazioni relative ai presentanti della chiamata trascritta alla cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Reverendissimo Michele Pennisi, vicedimostro della Diocesi di Piazza Armerina, dando atto che Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi ha sempre mantenuto i rapporti tra diocesi e comuni di Piazza Armerina su elevati livelli di rispetto reciproco e di considerazione, distinguendosi per il suo impegno volto alla rinascita morale,
civile e popolare non solo di Piazza Marina ma di tutto il territorio del Piemonte. Dico Sua Eccellenza per la popolarsi al banco della Presidenza. Desidero porgere un rispettoso saluto a lei, signor Sindaco, e alla Giunta Comunale, a lei, signor Presidente del Consiglio, e ai singoli consiglieri comunali, e ringraziare perché nel decennio dell'inizio del mio servizio episcopale a Piazza Almerina avete avuto la bontà di conferirmi la cittadinanza onoraria di questa città, nella quale fin dal primo giorno mi sono sentito membro attivo. Porgo un rispettoso e cordiale saluto alle altre autorità civili e militari intervenute, a Sua Eccellenza il Prefetto, al signor Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria e poi al Clero, al Vicario Generale, al Vicario Foraneo. Desidero ringraziare anche la delegazione dell'Ordine Teutonico presente col Commendatore Zingale che mi è venuta da Palermo. In occasione dell'inizio del mio servizio pastorale nella diocesi di Piazza Armerina, ho inteso assicurare tutti coloro che sono impegnati nei campi della politica, della cultura, dell'economia, del servizio alla società, che la Chiesa piazzese, di cui io sono al servizio, è pronta a collaborare con tutti per la promozione umana, la difesa della legalità e la crescita del bene comune della nostra comunità nel rispetto delle competenze di ognuno. Desidero esporvi alcune riflessioni su temi che ritengo di importanza per la nostra città e i suoi abitanti. Oggi non è facile, in tempi di crisi economica, gestire una città. Per una serie di difficoltà di natura culturale, sociale, economica, che sembrano indurre ad un senso di sgomento chi è stato chiamato a prestare il proprio servizio alla comunità dei cittadini. La città è tuttavia un patrimonio importante per ogni uomo e per ogni donna, perché serve a dare loro un'identità civile, nonostante la complessità dei fenomeni sociali che interessano la nostra città. Nella città il cittadino è chiamato ad educarsi alla legalità, alla responsabilità, all'accoglienza, alla partecipazione, alla solidarietà, al bene comune. In una parola, una cittadinanza attiva e responsabile per costruire una città degli onesti e degli uguali. I cristiani nella città, in quanto portatori dell'etos storico più congeniale al nostro popolo, hanno il compito di creare un tessuto comune di valori per la costruzione di una città a servizio di ogni uomo e di ogni donna, soprattutto dei più deboli, e la rinascita culturale, civile, morale e religiosa del nostro territorio. I cristiani, in collaborazione con tutti gli altri uomini di buona volontà, sono chiamati a testimoniare un'esistenza vissuta nel rispetto delle regole, mostrando che una vita umile e paziente, rispettosa delle leggi ed estranea alle furberie e alle prepotenze, non è un atteggiamento proprio degli imbelli, ma delle persone libere e forti, oneste e sensibili al bene comune. La nostra città, con il suo ricco patrimonio di umanità, di cultura e di arte e di religione, ha subito in questi anni delle profonde trasformazioni che hanno ridisegnato il volto di una società locale dalle crescenti aspettative di sviluppo e dalle inevitabili contraddizioni, con la presenza di diseguaglianze e l'aumento di povertà vecchie e nuove. In linea con la tendenza nazionale si nota una società più ricca e istruita, anche se ci sono segni di una crisi culturale ed economica per fenomeni di stagnazione, di non adeguata valorizzazione delle risorse, dei beni ambientali, culturali, dell'ospedale, del ridimensionamento dell'artigianato e dell'agricoltura. Non è molto sviluppata una cultura dell'impresa e del lavoro che prende il posto della mentalità di chi pretende un posto garantito, ben retribuito e sicuro anche senza lavoro. Ci sono preoccupanti livelli di disoccupazione, di lavoro nero e il depauperamento delle forze locali, soprattutto giovani, con le migrazioni di menti e di braccia e l'aumento dei posti poveri e la presenza di immigrati provenienti dai vari paesi per i quali si sta realizzando e auspichiamo si realizzi sempre di più una maggiore integrazione secondo la tradizione storica di questa città. Lo sviluppo abitativo non corrisponde al lieve incremento demografico che si registra
e ad uno sviluppo equilibrato del tessuto urbano, il cui centro storico ha fenomeni di evidente degrado. Ogni autentica civiltà implica un intreccio creativo di dimensioni materiali e spirituali che consentono ai singoli e al popolo di praticare un'integrale vita buona. È civile una società nella quale, di fatto e non solo in linea di principio, il valore di ogni persona, sempre radicata nella comunità, è riconosciuto e perseguito in tutte le umane espressioni, dai singoli individui, dalle famiglie, dai corpi intermedi, in una parola da tutta la società civile, al cui servizio sono chiamate le autorità istituzionali di ogni ordine e grado. Tutti i fattori costitutivi di una civiltà saranno garantiti e per quanto possibile posti al riparo da contraddizioni solo se verranno custodite con sapiente cura le qualità delle persone e della comunità. La cartina al tornasole di una vera civiltà è la modalità con cui un popolo vive in se stesso e nella stretta interconnessione gli affetti, il lavoro ed il riposo, i momenti di festa, che sono le manifestazioni essenziali dell'universale esperienza umana. L'unità della vita sociale non si crea solo con l'economia, ma innanzitutto con la cultura, e in questa la dimensione religiosa è essenziale come bene per tutti. La cura della tradizione religiosa e della fede di un popolo è alla radice di una rispettosa amministrazione della cosa pubblica. La tradizione autentica, però, non è mai nostalgica riproposizione di forme passate o pura conservazione. Al contrario, è apertura al futuro, carica di speranza, perché garantisce e verifica l'autenticità del nuovo annodandolo all'antico. Cultura ha la stessa radice di culto. Questo ci aiuta a capire come la fede dei nostri padri sia non solo attuale, ma assolutamente decisiva. Anzi, oggi è più che mai necessaria una fede integrale e consapevole che giunga fino a dar vita alle espressioni civili e comunitarie, autonome e pubbliche, beneficamente incontrabili da chiunque. Una fede ridotta a fatto privato ed unicamente coincidente con un insieme di scelte frammentarie e soggettive finisce di fatto con il provocare l'affievolirsi dei vincoli di appartenenza. E noi sappiamo, per esempio, quando la devozione alla Madonna delle Vittorie crea appartenenza non solo fra i cittadini piazzesi presenti in questa città, ma fra tutti i cittadini emigrati fuori che ho avuto la possibilità di incontrare, che trovano nella Madonna delle Vittorie un punto di riferimento. Non c'è autentico cristianesimo senza il nuovo popolo di Dio, senza quel soggetto personale e comunitario che è la Chiesa di Dio. Condizione decisiva perché la nostra società diventi modello di civiltà e dunque il fatto che i cristiani vivono fino in fondo la propria appartenenza a comunità ben identificabili, sempre aperti a chiunque e caratterizzate soprattutto per l'attenzione agli altri. Mentre manifestiamo a tutti voi, impegnati quotidianamente a servizio della cosa pubblica, la nostra sincera gratitudine, rivolgiamo un pressante appello alle nuove generazioni perché si coinvolgono in prima persona nella quotidiana edificazione della polis. Nella nostra città il bene comune esige che si sappia esercitare l'arte del compromesso nobile. Nessuna opinione, per quanto ritenuta valida, può giustificare un'esasperazione dialettica che blocchi indefinitivamente la realizzazione di alcune mete intenzionali. La politica ha il dovere di governare il presente e quindi il compito delle istituzioni in una società civile è primariamente quello della realizzazione sapiente ed ordinata di quegli obiettivi organici che risolvono il prima possibile i reali bisogni dei cittadini. Insieme, quindi, al di là degli schieramenti, le autorità costituite debbono instancabilmente cercare la strada per rispondere efficacemente a quei bisogni che delineano i tratti dell'inconfondibile identità di piazza, che ci auguriamo con la riapertura della Libreria Romana del Casale e con la Pinacoteca Comunale, con la prossima riapertura del Museo Diocesano, con la presenza di tante chiese, con tante iniziative culturali, possa accogliere un numero sempre maggiore di visitatori anche nel centro storico. Mentre ringrazio per la cittadinanza onoraria che mi è stata conferita,
Auguro a ciascuno di voi la serenità delle vostre famiglie e un lavoro proficuo al servizio di questa città, per la quale continuerò a pregare e ad interessarmi come nuovo cittadino con dedizione ed affetto. Grazie. Grazie.